Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Final Fantasy VII Crisis Core Reunion e in questa videoguida andremo a vedere come ottenere l'evocazione per il nostro OMD Giara Magica. Per ottenerla bisognerà aver prima, diciamo, ottenuto o comunque sbloccato la possibilità di ottenere l'evocazione del Tomberry, quindi nel caso ancora non l'abbiate fatto, link in descrizione o comunque sul canale trovate tutto, trovate la videoguida relativa al poter ottenere l'evocazione del Tomberry, sempre per il nostro MD. Quindi se non ce l'avete non potete fare questa, andatevi prima a recuperare l'altro video. Se mi ricordo ve lo metto anche sulle schede, ma comunque sul canale lo trovate, sarà stata la videoguida antecedente a questa. Quindi andrete sulla home del canale, sul video, e la troverete molto facilmente. Detto questo, andiamo nelle missioni. Andiamo alla missione M10-23. La avviamo e in questo dungeon dovremmo cercare di incontrare la Giara Magica. E una volta che l'abbiamo incontrata... Aspettate che qui... Ah, volevo rubare roba io. Ok. Oh yeah! Di solito si trova di qua. A questo punto. Activating combat mode. Eccola qui. E una volta incontrata, la build, l'equipaggiamento dovrà essere questo. Vi faccio vedere. Dovrete avere salto, antima, tornado d'assalto e ignira. Alla fine del video ve lo faccio vedere meglio. E dovremmo fare queste azioni in sequenza. Quindi la prima azione da fare, me le sono scritte perché sennò me le dimentico. La prima azione da fare è salto. Noi facciamo salto e lui ci farà un applauso. Quanta gioia. La seconda sarà ignira. Quindi noi andiamo a fare ignira e un altro applauso perché lui è gioiosissimo. Dopodiché dovremmo fare antima e anche qui mega applauso. E per finire tornado d'assalto. Lui sarà contentissimo, ci darà un oggetto che ovviamente a me ha già dato, quindi non potete vederlo, ma a voi vi darà un oggetto. E vi sbloccherà anche l'evocazione nell'OMD. Ovviamente dovete finire la missione, perché se no non ve la salva. Mi sbaglio sempre tasto. Aspettate. Ecco. Dove sta? Di qua. Okay, andiamo a finire la missione e dopo vi faccio vedere bene che cosa ho messo nell'equipaggiamento. Anche se di base l'avete già visto, però insomma, ve lo faccio vedere meglio, così non impazzite magari a trovare le materie che vi servono. Eccolo qui, il nostro gioiellino. La smetti di sparire. Spammiamo di tutto. A posto. Volendo potete farla in contemporanea insieme alla missione per sbloccare l'OMD del Tomberry, è uguale. Vedete voi, insomma. Queste sono le materie che dovete avere equipaggiate, quindi salto, che è quella gialla, ignira, che è verde, antima, che è verde, e tornado d'assalto, che è gialla. Io ho inserito anche scippo, vabbè, bonus forza stava lì, non l'ho tolto. Perché con la scusa vado in giro a rubare a gente a caso tutto quello che capita, proprio per riuscire a farmare il più possibile e portarvi il video su come fondere al meglio le materie e portare sulle statistiche.
Ci vorrà ancora un pochino per portarvelo perché c'è da farmare abbastanza e non ho abbastanza tempo purtroppo, ma arriverà anche quello, abbiate pazienza che arriverà. Mi raccomando, equipaggiatevi queste 4 materia che servono, le dovreste avere senza nessun problema con quelle trovate durante le missioni secondarie. Sono molto semplici, sono comunque delle materie a base, quindi non sono complicate da trovare facendo le secondarie, per cui non dovreste avere problemi e le dovreste avere già nel vostro inventario. Equipaggiatele e fatele nella sequenza che vi ho fatto vedere io e otterrete anche questa evocazione nell'OMD. E vi faccio vedere l'OMD, in questo modo ce l'avrete completo. Vi ricordo che se vi serve qualche evocazione in particolare scrivetecelo nei commenti e vi faremo un video a riguardo. Noi fino adesso abbiamo fatto quelle un pochino più rompiscatole da trovare, ma eventualmente se ve ne serve una specifica e non trovate la videoguida ce lo scrivete nei commenti e ve la facciamo al più presto possibile. Insomma, detto questo, come al solito iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere tutte le prossime uscite che arriveranno, lasciate like se vi è piaciuto il video, vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo al prossimo video.